Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video, questa volta per recensirvi un profumo. Se non sbaglio è la prima recensione di un profumo sul mio canale, ma mi fa anche piacere perché io adoro i profumi, ve ne faccio vedere tanti nei miei video e sono insomma la mia più grande passione. Sono contenta perché studiando sono riuscita anche a descrivervi al meglio la fragranza e mi sono servita della piramide olfattiva che poi vi illustrerò insomma in seguito. E prima di iniziare la recensione del prodotto, voglio ringraziare il sito della Stock Makeup per avermi fornito, per avermi omaggiato di questo profumo qua e di un altro prodotto, sia a me che ad altre blogger e vlogger, per esprimere insomma la nostra personale opinione sul prodotto in questione. In particolar modo ringrazio Giuseppe per la disponibilità e la gentilezza insomma, che ha avuto nei miei riguardi. Allora, inizio subito mostrandovi il packaging. Innanzitutto come si presenta il prodotto. Il prodotto vi arriverà in questa scatolina qui. A me è stato inviato il profumo della Côté d'Azur, spero di aver pronunciato bene il nome del brand, ed è l'Everyday Light. È una profumazione che insomma ho scelto io ed è fruttata, do molto dolce. E la confezione è questo color borgogna sfumato con il lilla e con tutti questi disegnini in rilievo argento. Sia il nome del prodotto che tutti questi disegnini qui, floreali con queste farfalline stilizzate, molto molto carine. Questa qui è una confezione da 100 ml di prodotto, si vede, è made in France questa fragranza ed è un eau de parfum. Tra l'altro mi è piaciuto molto insomma, il nome del brand perché riprende una costa francese, insomma famosissima per il profumo. E insomma è molto carina questa cosa qui. E insomma vi arriverà in questo scatolino. Passiamo proprio al packaging del profumo. Infatti io adoro anche collezionare le boccettine vuote, ne avevo tantissime, però ho ristrutturato casa, quindi mia mamma parecchie me ne ha dovute buttare. Ed è questa boccettina qui, squadrata con tappo in plastica dura. E sempre sulla boccettina viene ripreso questo motivo floreale con queste farfalline. E la cosa molto carina è che sembra non è stampata come immagine, ma sembra dipinta a mano, molto molto carina. Non so se dalla webcam si può notare, mi sa di sì. Ed è questa qui. Con al centro, insomma, il nome della marca del profumo. Questo profumo qui sul sito di Stock Makeup costa 24 euro. Ci sono tante altre profumazioni, io ho scelto questa qui ed è quella più dolce e fruttata, penso, tra la vasta gamma di profumi che hanno, perché mi è stato inviato questa qui, insomma, secondo le mie richieste. E iniziamo subito con il descrivervi la fragranza. Come vi ho detto, io mi sono servita della piramide olfattiva che si divide in tre parti: le note di testa, le note di cuore e le note di fondo. Le note di testa sono quelle che si percepiscono appena andiamo a spruzzare il profumo. Solitamente sono quelle lì più fresche che poi tendono a svanire per lasciare spazio alle note di cuore, che sono quelle lì che insomma danno carattere al profumo. Le profumazioni più intense e più decise, per poi arrivare alle note di fondo che vengono subito dopo le note di cuore e sarebbero quelle lì che fanno persistere il profumo sulla nostra pelle. Allora, per quanto riguarda questo profumo qui, le note di testa, innanzitutto quando lo andiamo a spruzzare, dà la sensazione proprio di fresco.
e questo qui è grazie alle foglie di guava presenti all'interno di questo profumo che caratterizzano le note di testa. Per quanto riguarda le note di cuore, possono essere insomma fruttate, floreali, orientali, eccetera, eccetera. Questo profumo qui sono sia fruttate che floreali. Infatti, per quanto riguarda le note fruttate, abbiamo la pera e le note floreali abbiamo il zio rosa, violette e le come si chiamano? I petali di fresia o fresia, non so di preciso come si pronuncia. È molto particolare questo profumo qui perché di primo impatto vi può sembrare insomma il classico profumo fruttato, floreale, molto scontato, però per quanto riguarda le note di fondo è caratterizzato da elementi come il sandalo, il muschio bianco e l'ambra, quindi è anche molto orientale alla fine. Ovvero quando la persistenza del profumo. Mi è piaciuto perché non è un profumo scontato. Allora, per quanto riguarda la mia personale opinione, io preferisco sì i profumi dolci, fruttati, floreali, quelli che volete, però amo anche i profumi persistenti. Questo scusate, mi stavo strozzando. Questo qui non è che non sia, insomma, persistente, però è più indicato, secondo me, come un profumo da giorno. Io quando esco la sera preferisco utilizzare profumi, sì, dolci, fruttati, orientali, quelli che volete, però che mi durano. Questo qui vi può durare tipo un 2 o 3 orette, ma poi svanisce. E questa insomma è la nota negativa di questo profumo, perché come fragranza vi assicuro è davvero davvero buona. L'ho provato da quando mi è arrivato. È molto molto è molto bello. Il problema è che non dura tanto e ve lo consiglio solo come profumo da giorno. Se invece vi occorre un profumo da sera, un po' più intenso, un po' più particolare, io per esempio, per farvi capire, amo i profumi che quando tu passi devi lasciare la scia. Questo qui non lo fa. Cioè, è un profumo molto leggero, molto delicato. Per questo credo non fa questa cosa qui. La fragranza è buonissima, è davvero molto molto buona. Il problema è che non persiste tanto. Ve lo posso consigliare da mattina, infatti, come potete vedere, l'ho utilizzato insomma in questi giorni per testarlo, per darvi una mia opinione. E devo dire che lo preferisco come profumo da mattina, che comunque ha questa gradevole profumazione, però dopo un poco, insomma, svanisce. Da sera preferisco magari un profumo più particolare, un po' più intenso, un po' più sensuale. Questo qui è bello, però sono sicura che svanisce dopo poche ore. E questa qui, insomma, è la. Il packaging, ve lo faccio rivedere ancora una volta. Fatemi sapere sotto nei commenti voi che profumo preferite. Poi non lo so perché Giuseppe mi ha detto anche preferisci un profumo più intenso, forte, fruttato, dolce. E io ho chiesto un profumo fruttato e dolce. Può darsi pure che nella loro gamma di profumi c'è il profumo proprio quello lì che passate e lasciate la scia di profumo. Anche se nella storia di tutta della mia carriera che compro solo profumi, quel profumo che lascia la scia secondo me è soltanto uno ed è Alien assolutamente, unico e solo. E niente ragazze, io vi mando un forte bacio, fatemi sapere il vostro profumo preferito, quale profumo preferite, lasciatemi un commento, insomma, fatemi sapere un pochettino. Vi mando ancora una volta un bacione, ringrazio a tutte le nuove iscritte e niente, al prossimo video, ciao!